Perfetto. Ma chissà cosa vogliono fare questi. Sicuramente dare fastidio a chi vuole stare calmo. Oh, Kumba, oh. Ah, state fermo. Oh! Oh! No, no, non vi deluderò. Mamma mia, come ho detto. Baboom! Cazzottone! Sì, signore! Oh cavolo! Oh cavolo! Oh! Eh no, 5 nemici contro altri avversari con la ragnatela. Ok! Ok! Oh! No, qual era? Questo. Oh! Terribili forze. Non mi piace come suona. Appena ho un attimo libero, devo andare a vedere. Oh! Oh! Ah, cavolo! Oh, allora mi stai dando fastidio! Oh, e allora hai proprio rotto! Quei demoni sono sempre più feroci. Non posso credere che il responsabile sia Martini. Vabbè, insomma, la seconda cosa non sono riuscito a farlo. C'è fortuna, guarda. Non da quella parte, no! Pronti? Ole! Rotta di collisione. Sebol intende trasferire il dottor Michaels in un nuovo rifugio oggi a mezzogiorno, ma non mi fido di lei. Preferisco restare in zona nel caso qualcosa dovesse andare storto. Salve a tutti ragazzi, siamo con un'altra puntata di Spider-Man e oggi andremo dalla cara... Cioè no, non è che non è che andremo dalla cara a Sebol, perché il fatto che quella lì manco ci vuole vedere. Ma dov'è il dottor Michaels? Siamo pronti, dottor Michaels. Il respiro del diavolo. Si chiama GR27, non... Non importa. Attenti, nelle mani sbagliate può... Non si preoccupi, siamo i migliori. Questo mi conforta. Codice 381 in partenza. Ma non ne sarei tanto sicuro, Prego, dottor Michaels. Quelli là farebbero di tutto pur di prenderlo. Che diavolo è? Eccoli qui, mi pare. Eccoli. Ecco, mo siamo tutti fregati. Parti con quella macchina! Ci stanno 3 ore, fermi! Ma potete partire oppure no? Benvenuto, dottore. Vattene, facciamo noi. Sì, come no. Yuri, sto inseguendo Martelli. Temo abbia preso il dottor Michaels insieme al respiro del diavolo. Sta facendo anche un bel po' di casino. Ha preso Michaels via. Wow! Non da quella parte, no! Devo fermare quel camion. Ho blindato, quello che è. Eh sì. Perché appunto questo è un camion blindato. No! No! Aspetta!
Oh! Ah, maledetto! Non ci posso credere! No, non buttarti giù! C'è un'arma biologica qui dentro! Wow, stavo cadendo giù! Ehi, com'è che ti colpo tutti i razzi? Oh! Sto con l'operazione! Scusa, ma sono contrario all'operazione missile a Manhattan! Mi stanno facendo anche parecchio male. Non buttarti giù! Pronti? Ole! Fatto! No, non buttarti di nuovo giù! Devo sistemare questi tizi prima di pensare. Oh! Sono stato un po' di secondi a guardarlo, dopodiché. No, si butta sempre giù! Ok, tu... Niente, è fissato! Sable, ucciderai qualcuno! Madonna santa! Il giudizio è alle porte! Lui sta arrivando per liberarci dai peccatori! Scusa! Oh, la madonna! Lì! Arrenditi! L'olio dei freni! Qual è la situazione? Hai catturato lì? Più o meno. Questi che parlano. Aia. Che stai facendo? Ti apro nuove prospettive. Non mi servono, grazie. Ma che diavolo? Ah, ci troviamo in un'altra dimensione. Speravo di portarti qui. Le mie abilità mi rendono persuasivo. Ti ho tenuto d'occhio. Ti aspettavo al municipio. Non ti sei presentato. Dov'eri? È reale o immaginario? È un peccato che siano morti in tanti senza un eroe a proteggerli. Quella gente ti ha salvato la vita, vero? Era qui a causa tua. No. E Norman voleva usarlo. Un gesto inutile alla fine. E in tutto questo dov'era Norman? Rintanato come un topo. Sapeva cosa sarebbe accaduto ed è fuggito. Norman è una piaga per questa città. Deve essere estirpato. La sua corruzione va eradicata. Norman si nasconde dietro una maschera di menzogne. Ma io mostrerò a tutti il suo vero volto. Per questo infatti che in quel momento eravamo... Cioè, Peter... Non c'era Spider-Man in effetti. Indossa la maschera. Unisciti a noi. Grazie, ma passo! E infatti... Ti unirai a me! No! Non ci pensare nemmeno, eh! Già che ci stai pensando, che caspita è! Tutte le anime perdute! Ok! Le vittime innocenti che avresti potuto... Allora, io che abilità ho messo, ok! Martin! Sei macchiato dal tuo sangue! Ok, un po' di musica in questo posto tetro! Hai la forza per riuscirci, e da me avrai la volontà.
Brutti ceffi. Non si capisce neanche. Siete demoni. I loro corpi si sono accumulati e tu non hai fatto nulla. Niente di niente. Cos'è la vita? È uno scambio epico. Una vita. Oh, e quanti ceffoni! Ecco. Ma vediamo un po'. Difendi Osborn che se ne sta sulla sua torre d'avorio. Oh madonna, non è che lo difendo, è che non si fa. Wow. No. Ok. Datemela a quel paese un po', eh. So che non ci azzeccherebbe niente. Anzi, quasi. Oh, facciamo questo visto che stiamo insieme a Mr. Negative. No, vabbè, è proprio stinato. Ti toglierò la maschera e svelerò a tutti chi sei. Non posso. Le ombre mi sono fedeli e io donerò loro la forza. Ehi, vabbè. La maschera. Cosa? Devo distruggerla. Oh. Non ti abbandonerò alle tenebre, Martin. Ella. Ti sconfiggerò e annullerò la tua mente. Ecco qua. Puoi tornare alla luce. Sta bene. L'hanno preso? Sì. Quanto è preoccupante? Molto. La cercano tutti. Il siero? Perso. Dede scoria. Pensi di essere un eroe. Vuoi salvare la gente, ma procuri solo guai. È colpa tua. Colpa mia? Ma se aspettavo a voi? Due, davvero? No. Dobbiamo avvisare subito Osborn. Io vado. Grazie. Me ne ricorderò. Stiamo proprio conciati per le feste, alla grande. So fregati pure il siero, non stati Yuri, bene. Dimmi che hai una pista su Martin Lee. Abbiamo il video di un tizio in un bar che l'ha ripreso mentre saliva su una berlina nera dopo lo schianto. Berlina nera, bene. Fammi finire. Abbiamo parte della targa e una delle mie pattuglie ha identificato un'auto compatibile. Una berlina nera in un parcheggio tra Canal e Apple. Sei in gamba, Yuri. Vado subito. Facciamo un attimo la foto qui. Spider-Man, pronto? Mi ricevi? Dottor Michaels, da dove chiama? Ho preso in prestito una radio dalla Sable. Probabilmente diffonderanno il respiro del diavolo nei trasporti pubblici. Aeroporti, terminal, stazioni. Da lì si propagherà come un incendio. Perché la Oscorp sta sviluppando un'arma biologica in città? Non si usano più i bunker nell'Artico. Norman tiene molto al respiro del diavolo. È la sua ossessione da decenni. Il progetto infrange qualunque legge statale e federale in materia, ma a lui non interessa. Se si viene a sapere, può dire addio alla rielezione. Non solo. Sarebbe processato all'AIA per crimini di guerra. Perché me lo sta rivelando? Non è colpevole tanto quanto Norman. Sì, senza dubbio. Ma le azioni di Lee mi hanno aperto gli occhi. Troppo a lungo abbiamo ignorato i rischi del progetto. Mi fido di te, Spider-Man. Sei l'unico che si batte per la giustizia. Ti prego, proteggi la città dai nostri errori. Ma quello sicuramente lo farò. Hanno rubato il siero, sono riusciti a prendersi il siero. E praticamente,
Chissà che motivo c'ha in effetti di utilizzare quest'arma biologica Osborn per... non lo so. In effetti è strano, perché di solito testano queste cose, fanno ste cose in dei bunker ben protetti, insomma, comunque lontani dalla città. È strano che comunque l'abbia fatto qui, è ben mezzo della città, come dire. E forse per questo che non riesco ad accendere microonde e tostapane insieme senza far saltare la corrente. Cioè, tu ti preoccupi di accendere tostapane e microonde insieme? Vabbè. Spero che questa puntata vi sia piaciuta, sono molto curioso, veramente mi sta piacendo tantissimo. Inoltre, spero che questa puntata vi sia piaciuta. Se così è stato... ah, vedi quel... manco l'avevo visto. Ma sono deficiente. Becca di questo. Beccati quest'altro. Ah, ancora non sei morto. Non è morto. Ne manca uno. Oh. Chiamerò un'ambulanza. Spero possano aiutarlo. Mi spiace per questa macchina, per il proprietario di questa macchina, ma vabbè. Oh, thank you. Vai Eversy, James. Sì, ma io sarei da questa parte. Quello lo stanno facendo bene, ma io sono da questa parte. Vabbè, spero che questa puntata vi sia piaciuta. Se così è stato, mettete un bel mi piace, commentate, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Bella ragazzi.